Ciao ragazzi, bentornati qui nella Cucina per Tutti con un nuovo appuntamento dedicato oggi agli antipasti. Ma vi piace più cucinare primi, secondi, dolci, panificati o anche gli antipasti? Fatemi sapere qui nei commenti perché io sono curioso. Datemi degli suggerimenti anche su che cosa posso cucinare, vediamo se ve lo posso riproporre. E attivate la campanella così rimanete tranquillamente aggiornati proprio sulle video ricette e video tutorial che vengono caricati sul mio canale. E seguitemi sulla mia pagina Instagram, la cucina per tutti 1.0. Ma bando alle ciance, oggi abbiamo detto facciamo un antipasto. Cosa nello specifico? Facciamo con la pasta filo un fagottino buono, ripieno, davvero sfizioso. Siamo pronti di vedere quali sono gli ingredienti per realizzare questo antipasto super? Beh, allora non ci resta che metterci al lavoro perché i fornelli ci aspettano. Questi sono gli ingredienti che ci serviranno: 20 g di burro, 30 g di parmigiano grattugiato, 80 g di ricotta vaccina, un pochino di prezzemolo, dell'erba cipollina, un po' di peperoncino in polvere, non molto, qualche foglio di pasta filo come vedete dietro e dell'olio d'oliva. Mettiamoci al lavoro. Per prima cosa accendiamo il forno a 200 gradi. Dopo aver acceso il forno andiamo a tritare l'erba cipollina e il prezzemolo. Un po' di erba cipollina l'ho tenuta da parte al fine di legare i fagottini, dopo vedremo. Ora che abbiamo finito possiamo andare a prepararci la farcia. In una scodellina andiamo a mettere il parmigiano, la ricotta, il peperoncino, il trito che ci eravamo preparati in precedenza e con una spatolina andiamo a mischiare per bene tutti quanti gli ingredienti. E con la farcia ci siamo. Andiamo a vedere cosa fare ora con la pasta filo. Io mi sono preparato ora un tagliere abbastanza grande perché le nostre sfoglie di pasta filo le andremo a stendere su tutto il tagliere. Vi faccio vedere. Ecco, vedete? Mettiamo una prima sfoglia, sopra ce ne mettiamo un'altra e continuiamo così fino a che abbiamo esaurito tutte quante le sfoglie. Allora ragazzi, io dopo aver sovrapposto tutte le sfoglie ho creato dei quadrati con una rotella taglia pizza. Questa vi è molto utile e comoda perché potete creare dei quadrati diciamo abbastanza perfetti. Ora prepariamoci il burro fuso con l'olio perché lo andremo a spennellare sopra la pasta filo, ci permetterà quindi di ammorbidirla prima di andare a metterci la farcia. Abbiamo sciolto quindi il burro, mettiamo un goccino d'olio e cominciamo a preparare la nostra pasta filo. Guardate, io sovrappongo due sfoglie in questo modo, dopodiché una bella spennellata. Bene, ora noi dovremo in teoria terminare con tutta quanta la pasta filo, ma vi faccio vedere quale sarà poi il procedimento da fare. Quindi vado a prendere il composto, lo vado a mettere qui nel mezzo per bene, prendo i lembi della pasta filo. Non ci resta che legarlo con l'erba cipollina. Ecco qua ragazzi, questo è il procedimento. Noi andiamo avanti facendo tutti gli altri fagottini e poi possiamo infornare. Abbiamo terminato. Ora foderiamo una placca con della carta da forno e adagiamo sopra i fagottini. Inforniamo per circa 10 minuti. Benissimo, abbiamo fatto dorare questi nostri bei fagottini, li abbiamo tirati fuori dal forno, ora io vi consiglio di lasciarli riposare per qualche minuto prima di impiattarli. Pronti per l'impiattamento? Io ho scelto questo bel piatto rettangolare, ci vado a mettere un pochino di glassa balsamica sotto e vado pian piano ad adagiare sopra il piatto i fagottini. Li andiamo ad assaggiare? Eccoci alla prova dell'assaggio dei fagottini. Questi senza forchetta e coltello li riusciamo a mangiare tranquillamente. Andiamo a prendere più piccolo per non far figuracce davanti alla camera. Intanto in giro c'è il mio cagnolino che gira perché ha sentito il profumo buonissimo di questi fagottini. Andiamo ad assaggiare insieme. Wow! Sono croccantissimi.
No, guardate chi c'è. C'è lui, eh? Guardate. Sta annusando perché vuole assaggiarli anche lui. Però non si può, li assaggio solo io. Non per cattiveria, ma perché non si può, gli fa male. Dai, riproponete questi fagottini alla vostra famiglia. Ci vediamo alla prossima video ricetta. Da Chef Fabio un saluto e buona serata. Ciao ciao!